Guarda che bello questo piatto. Eh sì, certo. Vuoi assaggiare? Va a casa, l'avete capito che uno di voi va a casa? Sì, chef. Sì? Attenzione però, nulla è ancora deciso, perché manca il mio voto, che potrebbe confermare o ribaltare la situazione. Dai, ci cacciate dove? No, allora cazzo parla. E per me l'incubo è finito. Addio. Buonasera, benvenuti. Ciao. Squadra al completo, siano le 17.03. E siamo su Rock Kitchen, la nostra ultima puntata dell'anno. Vedo mani che volano. Io voglio aprire, voglio aprire la sorpresa. Marco non sta più nella pelle ad aprire questo. Non resiste. Allora, spieghiamo anche un attimo ai nostri radioascoltatori che cosa è successo. Ecco, allora. Intanto c'è il ritorno di Maurizio. Esatto. Grazie, mi sembra grazie. Già. Ah, ma io gli volevo dedicare una parentesi. Scusami. Aspetta, Felice. Che adesso scusami. Faccio un attimo di. Una parentesi. È solo perché continuavi a allungare ste mani. Sì, dai, apriamo allora, scatola. No, allora. Facciamo velocissimo. È successo che. Insomma, Joseph Sciauro ha preparato un dolce, non si sa che. A sorpresa per Marco, in diretta andremo poi ad aprire aspetta, bravo, voglio gli applausi. Esatto. Solo per Marco. Ma lo apri già adesso? Sì, perché non resiste più. Allora, almeno fagli sentire il colore. Rullo di tamburi? O l'abbiamo anche? Aspetta, perché io non uso mai questa playlist, quindi devo trovare anche gli applausi. Non ci sono, me li hanno tolti. Li facciamo in diretta, dai. Me li hanno tolti. No, ci sono, trovati. Ok, trovate. Aspetta. Ok, no. Ok, ci sono. Ci sono. Allora. Finalmente, dopo mille puntate che mi hai veramente un po' torturato, per te i pavesini di Sciauro! Yeah! Ma adesso devo montarlo nel dolce adesso. Col mascarpone, fantastico. Con la crema di tiramisù. Ah, proprio fantastico. Il kit. Cioè, questo è il vero delivery, questo qua. Sì. Questo è il vero delivery. Pucciare perché Sciauro è anche in diretta delivery. Il pavesino, fantastico. Non ha prezzo. Solo per te ho fatto per la prima volta i pavesini, solo per te. E non solo per mai oggi. Davvero onoratissimo. E adesso ti metto un'altra roba che tu non sai qua. Aspetta, che c'è qua. Ma perché non trovo mai le cose? Non la trovo. Vabbè. Cosa carina, ma non la trovo. Gliela fai dopo? La faccio dopo. Benissimo. Un roba da matti alla botti, ma non trovo la. Ma guarda che belli che sono. Poi li fotografo. Sono bellissimi. Quindi sfatiamo questo mito di questo tiramisù fatto rigorosamente con i savoiardi. E oggi proveremo questa ebbrezza. Cosa dobbiamo fare? I pavesini fare? Di Sciauro, che sono più buoni dei pavesini che mangiava Marco per il tiramisù. Beh, quindi in questo momento io direi musica e ci andiamo a. Sì. Ci andiamo a mangiare. Guarda cosa ti ho messo. Senti adesso appena parte la voce. Lei è bella, lo so. È passato del tempo e io ce l'ho nel sangue ancora. Io vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò. Questo è un amore di contrabbando. Meglio star qui seduto e guardare il cielo davanti a me. Messi qua nuvole, il tempo passa sull'America. Il vento suona la sua armonica. Che voglia di piangere. Messi qua nuvole, la faccia triste dell'America. Il vento insiste con l'armonica, che voglia di piacere, oh. Chi lo sa come fa quella gente che va fin là a pronunciare sì, ma mentre sa che è già provvisorio l'amore che c'è sì, ma forse no. Queste son situazioni di contrabbando. A me non sembra giusto neanche in Messico, ma perché? Messico è nuvole, il vento insiste con l'America. Il tempo passa con l'armonia.
intorno a lei, intorno a lei. La chitarra risuonerà per tanto tempo ancora. È il mio amore per lei, che i suoi passi accompagnerà nel bene e nel dolore. Sì, queste sono situazioni di contrabbando. Tutto si può inventare, ma un matrimonio non si può più. Messico e nuvole, il tempo passa con l'America, il vento insiste con l'armonica, che voglia di piangere. Messico e nuvole, il vento insiste con l'America, il vento insiste con l'armonica, che voglia di piangere. Io adesso non parlo, non me ne frega niente, io mangio. Allora, facce felici. Facce felici, sono contento. Tutti soddisfatti. Quanto quello che manco, non lo mangiare. Pance felici, gola pance felice, felice, sì. Gola felice. Sì. Glielo doveva Marco, per forza. Sì, però questi pavesini, cioè, tanta roba. Hanno solo il nome dei pavesini. Ma che fare, insomma. Quindi... Questi sono pavesini genuini, come diceva Maurizio, fatto con le galline felici. Esatto, le galline felici, perché dove ti rifornisci, che io ci tengo sempre a ricordare che ti fornisci da persone che insomma allevano, sì. In questo caso delle uova, le galline, insomma, in un certo modo, sì. E anche per tutti gli altri ingredienti, insomma, assolutamente sì. Poi come selezionati, come la crema mascarpone è fatta con uova pastorizzate, ovviamente, sì. Quindi fossero pure incazzate le galline, non me ne frega niente. Nel dubbio. Comunque presto vedrete anche il video pubblicato di Marco mentre che mangia il suo bel pavesino inzuppato della crema il mascarpone. Backstage come l'ultima volta. Devo dire che anche il colore è felice di questi pavesini. Sono contento, Maurizio. Complimenti. Mauri, che ti sei perso in questi mesi. Mannaggia. Mauri, welcome back. Finalmente. Ti abbiamo di nuovo qua. Veramente contento. Applausi per Marco. No, non trovo niente. Avete presenza, non trovo gli effetti. Vabbè, dai, parliamo lo stesso. Bene, lo stesso. Mauri. E allora? Noi siamo contenti di averti qua. Io molto. Un esordio, devo dire, strepitoso, perché c'è la felicità alla tavola, ma non solo, anche gli ingredienti, tutto quello che fa nascere questo dolce, perché poi alla fine ci stiamo pucciando infatti i pavesini di sciauro dentro questa crema che è fantastica. Oltretutto sembra quasi budinosa, no? Sì, è vero. È tra il liquido e il denso, e quindi penso che ci fosse una crema di rum adesso. Ecco. Averlo saputo davvero ci andava un... Ma non lo potevo spoilerare. Poi ho avuto Nadia, che è stata la mia grandissima complice. Non poteva avere complice migliore, però non potevamo dire nulla. Se ci ascolta qualcuno degli amici, ecco, che ha un locale e che un goccetto, un bel rum agricolo sotto mano, bravo, ce bravo. Lo facciamo volentieri un goccino. Va bene, grazie Marco, soddisfatto. Sai, adesso lo sai anche tu che io odio le sorprese, ma sì, questa è stata molto gradita. Bene. Noi effettivamente te l'avevamo detto che era una sorpresa, sì, che comunque non ti irritava. Ma io con non... voi andavo sicuro, sì. Vedi, me l'ha anche scritto che andavo sicuro sul dolce. Nadia, quindi la ricetta la diamo adesso, dopo, durante. Ma io oggi fai tu. Va bene, io sono in ferie da ieri. Tu sei in ferie? Sì. Ah, ok, vabbè, la ricetta possiamo darla dopo, che diamo appunto proprio la ricetta dei... Sì, dei pavesini. Non ce la fa, non ce la fa. Però io vorrei che veramente raccontassi questo aneddoto, okay, che hai detto prima. Ma allora, dovevo fare questi benedetti pavesini che non ho mai fatto per Marco, quindi ho preso tutti quanti i miei ingredienti, me li sono pesati, mentre che lo sto facendo vedevo che il composto mi era molto familiare. Avevo fatti i savoiardi, più forte di me. Niente. Pazienza. E dire che ti sono riusciti così bene. Sì, praticamente come bene. Per me caricare un pezzo di reggaeton, ecco, cosa. Cioè, non riuscirei mai, ma tu comunque per me l'hai fatto lo stesso. Apprezzo molto. Grazie. Allora, queste settimane, Maurizio, in tua assenza abbiamo veramente assaggiato. Tu ci avrai ascoltato, visti. Solo mangiato. Vi siete anche divertiti molto. Ci siamo dire divertiti. Che rodevo più per il divertimento che per quello che assaggiavate, perché poi alla fine mi prestavo anch'io per non soffrire troppo ad assaggiare, a godere delle mie, giusto, delle mie cose. Che e sappiamo che sei uno che non si fa mancare nulla, quindi voglio dire.
Beh certo, però effettivamente abbiamo assaggiato diversi dolci che e io sono diventato non più astemio. No, no, non dire così perché poi sembra che siamo noi. Giuro, ma che bello, ne abbiamo salvato un altro. Sì, da una settimana che non faccio altro che bere un pochino di vino. Mi bevo il liquore dopo cena. Ma io te l'ho detto, più bella che potessi. Miracolo di Nadia e di Marco. In questo 2020 Marco, cosa buona l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto veramente tanto. Abbiamo tolto sciauro al mondo degli astemi. Degli astemi. Bene, è vero, bene. È verissimo. Sono riuscito. Con moderazione perché poi il giusto, bisogna certo. Giusto, il giusto, assolutamente sì. Però devo dire che l'ho assaggiato molto molto volentieri, anche la sera. Un bel liquorino. Vedi, in questo momento qua, come dicevamo, c'è forse un rum di quelli belli, spessi, sì, corposi, questo uovo viene ancora più fuori. Esaltato. Sì, esatto. Sì, non potevamo. Vabbè. Dai. Vi perdoniamo. Ma sai che quasi lo sento. Lo senti? Bocca al rum. Lo sento anche io. Sì. Perché no, te lo giuro, perché poi alla fine non è da molto che ne ho assaggiato uno buonissimo e mi è ritornato. Vanigliato, bello. La venti ti accompagna. Ci sentiamo una canzone e poi torniamo con la ricetta. Giorni, vecchi discorsi, sempre da fare, storie ferme sulle panchine, in attesa di un lieto fine. Storie di noi brava gente, che fa fatica, si innamora con niente, vita di sempre, ma in mente grandi idee. Un giorno in più che se ne va, un orologio fermo da un'eternità, per tutti quelli così come noi, ma sempre in corsa, sempre a metà. Amici perduti che cambiano strada se li saluti, storie che non fanno rumore come una stanza chiusa chiave, storie che non hanno futuro come un piccolo punto su un grande muro dove scriverci un rigo a una donna che non c'è più. Un uomo stanco che nessuno ascolterà, per tutti quelli così come noi, senza trionfi e grossi guai. Un giorno in più che passo ormai, con questo amore che non è bello come vorrei. Storie come anelli di fumo in un posto lontano, senza nessuno, solo una notte che non finisce mai. Allora, adesso che so che il 2020 ha posto fine alla stemmia di Sciauro, è tutto molto più bello. Sì. Noi siamo tutti felici qua in studio. È un fine anno che veramente. Mi fai un altro applauso. te ne metto gli osi d'applauso. Bravissimo. Allora Sciauro, però in un attimo ancora di lucidità, adesso ci dovresti anche dire come hai preparato. Certo, la ricetta dei pavesini di Sciauro. Questi savoiardi, tre vestiti da pavesini. Grandissimo. Allora, effettivamente è molto molto semplice. Gli ingredienti sono 4. Fate i savoiardi, praticamente. No. 150 grammi di farina 00. 3 uova di gallina felici. Queste dosi che tu dai sono per quanti? Ma tutto il sacchetto che vedi lì, quando ne saranno usciti? Quindi per me, sarà dose Marco Rock. 2 e mezzo, le 3. Sì, dai, siamo là. Ma quindi, sì, 20-22 pavesini. Anche di più, sai. 25, okay. Dai. 150 grammi di farina 00, okay. 3 uova, 30 grammi di amido di mais, comunemente detta maizena,
e 130 grammi di zucchero semolato. Poi se volete aggiungere un po' di vanigliina va bene, tanto per dare gusto. Io non l'ho messa e devo dire che non sento la mancanza. Il procedimento è semplicissimo. Buono. Bisogna montare le uova con lo zucchero per circa 10 minuti, deve diventare un composto molto spumoso perché le uova devono prendere aria e devono triplicarsi. Nel frattempo si setacciano le farine, quindi praticamente l'amido e la farina stessa. Va setacciata almeno 3 volte perché anche le farine deve prendere un po' di aria. E poi viene versato il composto della farina nel composto delle uova, si mescola lentamente e nella carta forno, in una teglia, si fanno le sagome appunto dei pavesini. Io ho utilizzato una sacca a poche per farli e si inforna a 180 gradi per i primi 5 minuti. Dopodiché si abbassa la temperatura. Perché fa la crosticina fuori. La crosticina. Ah, ecco, bravo, per la crosticina. Bisogna mettere prima di infornare dello zucchero di sopra in maniera tale che si crei la crosticina. Okay. Quindi inforna a 180 gradi per i primi 5 minuti. Poi si abbassa la temperatura a 150 gradi, si lascia cuocere dai 7-9 minuti, dipende molto dal forno. Quindi anche molto veloce, tra l'altro. Sì. E invece per fare una crema che scrive come quelle che hai fatto tu? Allora, questa crema al mascarpone è la classica crema del tiramisù che ho fatto con uova. Mentre montavo le uova ho fatto bollire lo zucchero con un po' d'acqua fino alla temperatura di 121 gradi. Bollire lo zucchero? Sì, perché comunque le uova quando le uso a crudo, come in questo caso della crema mascarpone, le faccio pastorizzare, proprio per una questione di sicurezza. Certo. Quindi si supera la temperatura dei 110 gradi centigradi per quanto riguarda lo zucchero, io l'ho portata a 121 e man mano che le uova montano si va a versare questo zucchero che ormai è sciolto. Cioè, Maurizio, capisci? Non 121. Perché se fai 122 non viene così buono. Non viene così perché le uova cuociono. In pasticceria si usa il calibro, ragazzi. Sì, assolutamente sì. Non solo la bilancia. Un tornitore meccanico. Non solo la bilancia, quella. Quella proprio assolutamente specialista. E poi ho messo il mascarpone e un po' di panna, che non è il mascarpone comprato non è il mascarpone comprato quello, però c'è una marca che predilige. Ma tu? Sai, alla fin fine noi siamo una radio libera. Ti dico, allora, quando ero più giovane prendevo sempre le marche che la pubblicità mi bombardavano, quindi la Galbani, ma io ho utilizzato la marca della Selex. Okay. Che è buonissimo, costa la metà e il risultato è quello che stai mangiando adesso. Bene, era giusto. È ottimo. Sì. No, ma sto anche molto attento a comprare ingredienti buoni, ma senza spendere tantissimo, anche perché la mia pasticceria è una pasticceria casalinga, deve essere alla portata veramente di tutti. Quindi, quanto è il food cost? Così diamo anche un'informazione. Ma allora, 250 grammi di mascarpone l'ho preso 1,19 euro. No, di tutto, quanto sarà il food cost per preparare queste cose? Guarda, qua? I savoiardi spenderai 4 pavesini, euro. I pavesini, cavolo, non mi entro. Questi pavesini costeranno. Ma alla fine è un savoiardo. Cioè, abita in una zona dei Savoia, quindi è un savoiardo. È grande, Maurizio, mi sei mancato. Da buon siculo un savoiardo. Guarda, con 3 euro fai quei pavesini. Perfetto. Sì. Vedi, anche dare un pacchetto così in pasticceria non bastano, no, 10-12 euro. Anche perché, come vedi, le dimensioni sono un pochino più grandi dato la stazza di Marco. Quindi ho fatto un pavesino un pochino più cicciotto, sì, più consistente. Se la prossima volta devi fare anche un po' più grande, va bene lo stesso. Va benissimo. Ci terrei a raccontare la cura anche della confezione di Sauro. Esatto. No? Con tanto di etichetta. Bravo, stavo pensando Marco la stessa con cosa, Mauri. Etichetta con il nome, dillo, che io non ho. Veramente, non si può vedere, ma è molto, Maurizio, molto figa. Io credo che prima bisogna mangiare con gli occhi. È molto figa, è vero. Il packaging, secondo me, è fondamentale. È vero. Sì, sono d'accordo. Musica. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let it then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't care
Rieccoci in diretta, il nostro programmino, bello, bello, bello. Ma adesso che momento è, ragazzi? Momento telefonata. Che diciamo sempre le volte che la telefonata su Radio Brown The Rocks crea qualche problema. È vero, però quest'oggi, guarda che ti metto anche la sigletta. Ve l'ho preparata per la sigletta, niente, l'ho di nuovo. Come l'hai persa? Oggi non riesco a azzeccare. Ma perché ti sei concentrato sulle cose, sui pavesini. Che ti piacciono veramente. D'altronde ci sta, però intanto facciamo partire la telefonata. Allora, Manuela hai detto, giusto? Manuela, sì, la nostra radioascoltatrice. Perché iniziare a chiamare la persona giusta è la parte numero uno della telefonata. Suona. Ci siamo. È già un passo avanti. Suona, la sentiamo molto, la sentiamo molto bassissima. Alza un po'. Manuela urla. Mi sentite? Un po' meglio. Sì, perfetto, meglio. Grazie. Ciao Manuela. Ciao Manuela. Ciao Manuela. Allora, Manuela, tu insomma sei una cuoca provetta, voglio dire così, perché so che fai tantissime cose, ti piace proprio fare tante cose. Noi qua, come vedi, abbiamo il nostro pasticcere super. Manuela, la domanda di rito, il tiramisù lo fai con i savoiardi o i pavesini? Con i savoiardi. Grande Manuela! Hai vinto un pacco di savoiardi di Sciauro. È un mondo difficile per me. Vedi? Cosa devo bisogna fare? Capire da dove i pavesini rimangono mollicci. Bisogna vedi, capire da dove chiama per capire se ci sono poi i pavesini o i savoiardi nella sua zona, e quindi accessibilità uno all'altro. Manuela, vogliono portarti in molte strade. Ricorda che quando un uomo vicino Vezza, la Vezza. Quando un uomo con i pavesini incontra un uomo con i savoiardi, l'uomo con i savoiardi è un uomo morto. Non è vero, no, ma vuoi mettere la consistenza del savoiardo con la consistenza del pavesino? Anche Manuela ha detto che diventano mollicci. Va bene, se li mettessi sempre no, tu sarebbe ma perfetto. Ma i tuoi no, Joseph, no. Stanno dai. Dritti come un chiodo, guarda quando li pucci qua, mamma mia, voi non potete vedere ma noi sì, pucciamo in questa solo. Crema che... Allora Manuela, tu questa sera che ricetta ci vuoi dare in diretta? Una ricetta per l'Epifania, il carbone della befana. Ecco, fantastico. Bene. Azzeccatissima. Bianco o nero? Per chi non si è comportato bene, si può fare sia bianco che di tutti i colori che si vogliono. Ah, perfetto. Guarda, dacci una ricetta per almeno 3 quintali, perché qua sono tutti delle pessime persone. Brutte persone. Allora, questa ricetta è per 4 sacchettini, 4 calze, per intenderci più o meno. Ok. E sono pochissimi ingredienti: 0,5 chilo di zucchero semolato o anche di canna va bene, 120 di zucchero a velo, 1 cucchiaio di albume e succo di limone. Sì. Solo qualche goccia. Bisogna avere a disposizione 2 casseruole, una piccola e una almeno il doppio, perché poi dopo spiegherò cosa servirà. E un termometro da cucina, questo è fondamentale. Eccola il termometro. L'importanza della temperatura è anche qui. Ci serve il termometro. Grande Manu. Il procedimento è davvero molto semplice e velocissimo. Basta fare uno sciroppo con lo zucchero, come normale semolato, con la stessa quantità di acqua, e lasciarlo bollire, mescolarlo solo all'inizio. Nel frattempo bisogna foderare la casseruola, quella più grande, e preparare una glassa con lo zucchero a velo, il cucchiaio di albume e goccina di succo di limone. Deve venire della lucida e omogenea. Quando lo sciroppo bolle, si versa a filo la glassa e con un cucchiaio di legno bisogna mescolare dal centro verso l'esterno. Per essere proprio precisi, si può anche vedere quando lo sciroppo bolle, ma la precisione vuole che questo sciroppo sia 142 gradi. Maurizio, 142. Vedi 142. Come sono precisi i numeri. La scienza, andiamo la a giocarli ragazzi, almeno non so. Si può fare anche senza termometro quando le bolle sono più dense, fanno difficoltà a scoppiare, quindi non dovrebbe essere. Metti il dito e quando la misura perfetta. E piano piano questo mix inizia a gonfiare. Appena inizia, bisogna spegnere il gas per farlo velocissimi nella casseruola grossa. Perché okay. Il composto gonfierà fino a triplicare. Mi piace perché ha usato un termine tecnico, la casseruola, perché
non muoio, comunque direbbe una pentola. Detto invece da uno casseruola, che fornisce supporti alle cucine, dice dire, che assolutamente casseruola, sì. Brava, brava, brava. Poi anche la precisione del termometro, cioè io qua, guarda, Sciauro sono... è svenuto per terra. Aspettate che siamo nel momento clou qua, abbiamo rovesciato tutto nella casseruola grande, quindi adesso si è triplicato. È triplicato, è gonfiato, è bellissimo da fare, glielo consiglio perché è divertente. Gonfia, inguisce con l'acqua. Okay. Una reazione chimica, anche se sembra freddo, non bisogna assolutamente toccarlo perché è ancora bollente. Okay. E quindi poi si usa scalpello e mazzetta alla fine, cioè lo rompi così. Sì, poi uno dopo lo può rovesciare quando è freddo, dopo un quarto d'ora lo rovescia su un tagliere e può spaccarlo con un coltello. Attestate. È anche un gioco divertente, hai capito? Secondo me è molto bello da fare con i bambini, ovviamente se non gli facciamo toccare nulla perché si ustionano con qualunque cosa, però è, deve esatto. essere divertente in effetti. Sì. Magari farglielo rompere. Sì. Alla fine verrà raffreddato. No, perché è pericoloso, tutto era bollente. Certo, sì, certo, sì, assolutamente. Sì. Va bene. E si può colorare volendo. Ma perché Marco vede i bambini che sono tutti grandi come lui, no? Sì, perché non avendo figli io dimentico sempre cosa vuol dire, in effetti. Chiedo scusa, avete ragione, ma c'è una dimensione che da bambino, guarda me così più o meno. La dimensione, dicevi, esatto. Dicevi del colorare, con cosa lo coloriamo? Non con gli uniposca, allora, sicuramente. L'altra volta ho usato il carbone vegetale perché era l'unica cosa che avevo in casa. Ok. Però si possono usare i coloranti alimentari, anche lo zafferano, la curcuma, per usare coloranti naturali. Bene, molto bene. Bene, molto Manuela, bene. Non ti rimane che farcene un paio di chili e portarli qua in radio, visto che sei vicina. Adesso sì. Produce, lei produce tantissimo. Allora Manuela, grazie mille per il tuo intervento. Ti invitiamo grazie. Poi a pubblicare la ricetta sulla nostra pagina di Rock Kitchen, che provvederemo poi a condividere, così almeno puoi continuare a seguirci. Avrei una domanda, Vai, vai. Che origini hai tu, scusa? Io sei di Vezza? Sono di Montà. Sì, sì, ma proprio origini della zona? No, i miei genitori sono del sud. Ma dillo di dove? Dillo, no? Perché Sicilia. Qua non tengono. Ma sei tra terroni, quindi. Sei siciliana di origine? Mio papà sì. E vai. E vai. Sono 3-1 qua. E vai. Scusate, vado via. E vai. Ti ricordi la zona? Così parliamo anche della provincia di Caltanissetta. Ah, perfetto, perfetto. Amaro Verna, Caltanissetta. Misseno. Sì. Bene, molto sì. Bene. Prima Manuela devi sapere che in base alle zone associamo o il bere o il mangiare. È una deformazione professionale ormai. Non faremo questo in programma, se no così non fosse. Esatto. Sì. Grazie, grazie mille Manuela. Grazie un augurio di buon anno e continua a seguirci. Ciao Manuela. Ciao Manuela, grazie ancora. Buon carbone. Ciao, buon ciao, carbone. Grazie. Ciao, ciao, grazie. Ciao. La telefonata bene. È andata bene. È andata bene, si è anche bene. Sentita. Il carbone l'abbiamo fatto. Sciaro, ti è piaciuta la precisione di Manuela? È stata perfetta. Bene. Bravissima, Manu. Casserola piccola, casserola grande. Versi, 142 gradi. 142 gradi. I tuoi prima era 121. È una preparazione azzeccata. I tempi ci sono per organizzarsi, sì. Andare a fare la spesa, comprare gli ingredienti, perfetto. Mettersi lì. Ma sai, anche il dolce. Fare anche due o tre prove prima della befana, sì, se no ti viene sta. Anche così. Comunque, avete tempo. Anche il dolce che ho portato stasera è un'idea carina per il Capodanno. Sì, certo, sì. Sì, assolutamente sì. Uno puccia tranquillamente, fai un po' di pavesini, un ma po' di bel infatti, crema. Sciauro, ecco, colgo l'occasione per ricordare agli ascoltatori che domani sera noi saremo qua per il Capodanno. Te lo sta dicendo sottolineato. Se passi verso le 10:30-11 a lasciarci. Te lo porto prima perché 10:30-11 ah, non già, si non può uscire, cavolo. Vero, ma non hanno allungato il... No, domani no. Vabbè, io cosa vuoi? Vuoi la crema al mascarpone? Sì, però non ma un'autocertificazione per andare a della trovare radio amici bisognosi. Amici bisognosi è bellissimo. Non fare questa porzione. In quanti qua, siete? Cioè, tu pensa solo che ci sono io. Vabbè, mezzo chilo te ne faccio. Fregatene, va bene. Va bene. Basta. Al limite dormi qua. Infatti. Cioè, no, rientrare a casa si può sempre. Esatto. Quindi, va bene. No, ospiti a casa non si può. Prossima canzone per te. Red Wine, visto che lui hai iniziato a bere. Ma tutte lui. Le hai detto tutte. Esaltazione. Still need you so good. Red wine.
Io sono ancora preso bene per questa cosa di Sciauro. E si balla anche Red Red Wine, è fantastico. Ormai, ormai no. Basta. Un uomo dedico, dedico non riesco, all'alcol. Hai detto alcol? All'alcol. Vabbè, a proposito di alcol, due chicche velocissime, perché come al solito abbiamo fatto tardi, perché qua quando si inizia a parlare si finisce mai. Vuoi far durare la trasmissione 4 ore? Esatto. Già bene che non c'è Nicola oggi, quindi sono più tranquilli. Allora, per la serata del fine anno, mediamente in Italia si consumano dai 44 ai 48 milioni di bottiglie. Beh, 44-48 milioni di bottiglie. Quasi una cranio, compresi i bambini. 1,1 che sarà la miglia del 2020. Sì. E quest'anno si aggiunge anche Sciauro, ragazzi. E quest'anno saranno sicuramente 49-50, yes, perché questo è un dato dell'anno scorso. Effettivamente, insomma, beviamo bene, ragazzi. Cioè, beviamo veramente bene. Tra l'altro, anche in questo periodo, come sicuramente abbiamo potuto vedere, in quest'anno un po' così difficile, l'online ha avuto un aumento delle vendite pazzesco, cioè intorno al 100-102%, e è decresciuta anche paradossalmente la grande distribuzione, perché ovviamente il supermercato rappresentava l'unico posto aperto anche nei momenti in cui, insomma, eravamo veramente lockdown vero e proprio, passeggiata ogni tanto. Sì. A dispetto purtroppo del discorso dei ristoratori e di enoteche, bar, che insomma hanno vissuto un anno e lo stanno ancora vivendo veramente difficile, complicato, e quindi e a volte secondo me è importante riuscire anche nel nostro piccolo, magari con quello che si può fare, aiutare, no? Magari andiamo con il food delivery, aiutare le botteghe e anche questi ristoranti che fanno asporto ogni tanto. Sì, assolutamente. Cerchiamo di aiutare, perché è chiaro che al supermercato troviamo tutto, però abbiamo bisogno anche di vivere di altro. Eh già. Maurizio, tu che tasti il polso, oggi non riesco a parlare, ragazzi. Ma il mascarpone. Tu che tasti il polso dello chef, questo secondo lockdown? Ma devo dire che ormai erano quasi, come si dice, quasi fatti da questa esperienza. Ormai avevano già subito talmente questo affronto di questa malattia, che è terribile, perché poi alla fine non è una questione di governi, piuttosto che è una malattia che purtroppo ci ha isolati, ha isolato proprio quella che è la parte più bella, più sincera, più autentica. Quella che ci appartiene di più, che è la convivialità, no? Sì. E quindi non si sono abituati, ovviamente, ma hanno subito, devo dire, anche con grande umiltà. Okay. Vuol dire che da parte di tutti, dal piccolo al grande, non ci sono state sommosse, cioè si sarebbe dovuta fare una rivoluzione, no? Devo dire che sono stati penalizzati, e non si capisce perché, rispetto ad altri luoghi dove per esempio ci si va senza nessuna protezione. Io faccio l'esempio dell'aereo. Io a settembre ho volato, sono andato in Sardegna a fare un evento, una manifestazione, ho volato, di fianco a me
c'era un certo. C'era qualcuno di fronte, cioè, quindi erano tutti posti occupati. Devo dire che al ristorante non si ha nota di qualcuno che abbia preso il Covid. Oltretutto sono quelle, sì, sono quelle attività, certo, insieme al bar che hanno investito di più per mettersi a posto. Però oggi ho letto una bella notizia che vi invito ad andare a approfondire, se posso fare il nome, sul Gambero Rosso. Uno scienziato ha studiato a tempo marzo, ha cominciato a marzo a studiare un sistema per cui c'è una sostanza che si sparge nell'aria e isola ciascuno dei commensali con una protezione, quindi quello che cade, le bollicine di, okay, di saliva, piuttosto, certo, che cadono sulla persona stessa senza arrivare, cioè, una cosa fantastica, cioè, e la metteranno, caspita, in pista. Adesso stanno aspettando, perché è un ente istituzionale che ha studiato questa cosa, un ingegnere che appartiene ovviamente a una struttura istituzionale, e stanno cercando le aziende che vogliono produrlo proprio. Beh, per non dare, è una bellissima notizia questa. Sì, sarebbe fighissimo. Beh, cioè, sì, dire, se funziona anche con le stronzate che dicono le persone, sarebbe bellissimo, che ti rimangono appiccicate. Ho letto per intero l'articolo, molto bello, con questa grande speranza, che non è una speranza, ma dice che funziona proprio. Fantastico. Cioè, l'hanno testato e quindi dovrebbero metterlo in produzione. Una bella cosa che ci riporta alla normalità pian pianino. Speriamo tantissimo. Non costi migliaia di euro, che insomma. No, no, anzi, ha un costo molto limitato. Bene. Ha un costo, benissimo, molto limitato. È una sostanza che credo, ovviamente, chimica, però favorirà questo isolamento e quindi questa. Bene. Siamo arrivati lunghissimi, quindi salutiamo e mettiamo una canzone. Grazie a tutti. Quando ci vediamo? Io ho dei compiti da fare alla Befana. Scherzavo. Il carbone nero. Vuoi portare il carbone o lo fai? Guarda, va bene, ti lascio libera, perdere. Sai, dai. No, come vuoi, perché, però io ci sono, volendo. Allora, se vogliamo fare una puntata io dedicata, ci sono. Io il 6 ci sono. E allora dai, il 6 sia. Il 6 sia. Mi piace allora, decidere il 6 in D. Sia, così. Per intanto, allora, buon anno a tutti. Esatto, buon anno. Buon anno veramente con i migliori auspici. Sincera, sì. Grazie. Ciao ragazzi, vi lasciamo con un pezzo rock and roll, quindi ce la balliamo, dai. Ciao. Vai. Ciao. Ciao. DJ. Yeah, it's a jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they rockin' in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up, just a trifle further, then reel and rock with. Run another roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. She wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. I roll over Beethoven, I roll over Beethoven, I roll over Beethoven, I roll over Beethoven. Guarda che bello questo piatto. Sì, certo. Vuoi assaggiare? Va a casa, l'avete capito che uno di voi va a casa? Sì, chef. Sì? Attenzione però, nulla è ancora deciso, perché manca il mio voto, che potrebbe confermare o ribaltare la situazione. Cacchio, c'è dov'è? No, allora cazzo guarda. È per me
l'incubo è finito. Addio.